La compagnia Giovane Sistina. Gianluigi Pizzetti. E dire, per noi questa è stata la prima volta fuori casa. Siamo stati al Sistina, a casa, una quindicina di giorni, e abbiamo avuto un affetto del nostro pubblico. Romani, chiaramente, se gioca in casa è diverso. Qui ci avete fatto commuovere oggi, eh? Ma è arrivato il momento quello più scoccioso, quello dei ringraziamenti. Ci avete una mezz'oretta ancora, eh? No, scherzo. Vorrei ringraziare intanto l'ideatore di questo spettacolo, che 20 anni fa insieme con Gigi Magni, in un tè preso alle 5 del pomeriggio a casa dell'autore, appunto Magni, Pietro Carinei. Un altro ringraziamento al regista, al fratello Enzo Carinei. Un altro ringraziamento va a tutti i tecnici che abbiamo qui dietro sparsi, che abbiamo messo qua, non mai contati, a Salerno, il cantone di scena, Massimo Milano, prima macchinista, Le Sarte, Mare e Marina, anzi se volete raggiungeteci, tutti sul palco, perché è una chiusura, noi stasera togliamo il disturbo, anche se siamo stati benissimo, non vorremmo far la fine del pesce, che dopo 2 giorni puzza. Ringraziamento dai mezzanotti, ci sono i fonici, ingegneri del suono, Antonio, ingegnere del suono, Federico, ingegnere del suono di qua, ma lì in mezzo a voi c'è un'altra persona molto importante, che è un pezzo storico del Teatro Sistina, è colui che pensare insieme con Pietro Carinei ha fatto tutti i più grossi lavori, da aggiungere un po' stata con le luci, direttore della fotografia delle luci, che appunto ha illuminato capolavori, appunto tutti i capolavori del Sistina, da Alleluia Brava Gente, i 7 Riti di Roma con Proietti, dove io ho avuto l'onore di farlo con Gigi ed ero uno dei ragazzi che stavano dietro, poi io sono rimasto malato e fatto dopo. Dicevo appunto, questa persona che è stata vicina a Pietro Carinei, che ha illuminato tutti i suoi spettacoli, da Rugantino, da Giù in posta a tavola, e ai 7 Riti di Roma e via di seguito, che Giancarlo Bottone, che lui mai sapore, forse ci stavo parlando. Io ho il piacere di onore di presentarla a voi e il piacere di lavorarci, perché io è come toccare un pezzo di storia. Guardate il nostro figlio Mario alle luci, fissato dal nostro Giancarlo Bottoni. E un ringraziamento va a parte il padrone di casa, il De Qui che ci ha fatto mangiare salsicce, Tonino! Nostra ambassata, si è fatto il maiato qui! Non servisce più! E altri ringraziamenti vanno a tutti coloro che gestiscono il teatro insieme a Tonino, che va alle maschere, che va al personale del botteghino, dato state tutti grandi, se ne è sembrato che non lo c'è. Scherzo, una battuta, lasciatemela fare, stiamo in pensione da molto tempo. Che dire, ci sono anche le coreografie di questo spettacolo, che anche lì c'è un altro pezzo di storia, che è Lidia Turchi, che qui abbiamo la figlia, Gea Stanacci, figlia di tanto padre, Marcello Stanacci, sua ballerina del teatro Sistina. Però oggi lei ha aiutato la mamma a fare il video. Bene, passa avanti, per esempio. Di solito non si conoscono i figli d'arte vero, perché quelli veri, perché non sanno fare niente, quindi devono stare in mostra. Loro che sono funzionali, dice, ah, però vedi, in gesta macchina. Grazie. Un ringraziamento va a colui che ha tirato e ha messo insieme tutti questi fattori, tutte queste corde, io, loro, il Sistina, la tournée, l'assistenza alla regia, che è Tommaso Paolucci. Ringraziamento va anche a loro che ci hanno sopportato in questi 4 anni. Che dire, signori? Noi siamo stati bene veramente. Se lo spettacolo è piaciuto, ditelo ai vostri amici. Ditelo
con i vostri amici e tornate ancora. Se lo spettacolo non vi è piaciuto, chiaramente voi non tornate. Però, ditelo lo stesso ai vostri amici, così vi verranno fregati pure loro, insomma.